Quindi l'ha pisciato? Tipo sì. Brutta storia, brutta storia. Ma perché? Perché l'ho tradita, sì. E mi ha cioccato. Ma come ha fatto, scusa? Ti ha cioccato Facebook, mail, WhatsApp, che cazzo ne so, che ha fatto? Tipo, una cosa del genere. Tipo cosa? Senti qua. Sei sicura che non vuoi venire? Sì, amore, guarda, sto proprio malissimo. Tranquillo, vai. Dai, vieni, ci beviamo una cosa insieme, al volo, proprio. Amore, dai, i tuoi amici non li vedi mai per una volta. Dai, non ti preoccupare, vai. Veramente. Dai, resto con Dai, te, amore, che facciamo a casa? Veramente. Vatti a divertire con i tuoi dai, amici. ma non puoi stare a casa da sola, Dai, sei non ti malata. preoccupare, dai, amore. Ma qual è il problema? Amore, dai, veramente, diverti. Sei sicura? Sì. Non c'è nessun problema. Ciao. 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 Ci sentiamo dopo. Sì. Prendilo. No, ne ordino un altro, scusami. Prendilo se è tuo. No, figurati, prendilo. Hai una sigaretta? Come? Una sigaretta. Ah, sì, ce l'ho fuori. Vuoi una sigaretta? Sì. Sì, sì. Allora, andiamo? Sì. Okay. Quindi tu che fai? Mi piacerebbe scrivere per il cinema. Ma dai, io lavoro nel cinema. Ah, sì? Sì, faccio la scenografa, cioè effetti speciali. Fico. Ah, sì, in realtà è da quando ho visto il primo film di Wes Craven che ho detto io da grande farò film horror. Ti piacciono i film dell'horror? Ma stai scherzando? Sono la mia vita, vorrei dire. Io potrei passare intere notti a guardare film horror, fumare erba e fare sesso. Luca sta scherzando. Dai, mettimi alla prova. Come? Mettimi alla prova sui film horror. Ah, i film dell'horror. I film dell'horror. L'anno in cui è uscito la casa. Ok, ce l'ho. 1981 il primo, 1987 il secondo, e 1993 l'Armata delle Tenebre, che secondo me è il più incredibile di tutti. Cioè che ha quel tono autoironico che, boh, cazzo, è geniale. Notevole. A Sara non piace quel film. Come? Cosa? Chi è Sara? Ah, è la mia ragazza. Ah, scusa. Ok. E da quanto tempo state assieme? Un anno. Sono contenta per te. Che fai, mi accompagni a prendere qualcosa da bere? Sì? Volentieri, volentieri. Andiamo. Don't like the you are going to. Seems like the attention that it used to. Stayed all night and get high with your friends. Wonder why you don't get one thing done in the night. Don't like the direction you are going to. La 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 la.
scusami, ti ho fatto male, perdonami. Sono un po' ubriaco. Luca, sei veramente una femminuccia, lo sai? È un drink che io voglio. Senti, senti, aspetta un attimo che faccio una telefonata. Ok, okay, fai presto. Oh! 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 Non posso. Scusa. Scusami. Niente, niente. Davvero. Senti, i tuoi amici? A cazzo i miei amici. Messaggio gratuito. Dai. Siamo a 600. Il numero. Niente, non risponde un cazzo di nessuno. L'ho lasciato qua come uno stronzo. Adesso mi tocca prendere un taxi per tornare a casa. Oh, vado io uno strappo se vuoi. No, 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 ti ringrazio, grazie, cioè è molto carino da parte tua, ma è tutta la sera che non... Tutta la sera cosa? Cos'hai, paura che ti stupro? Silenzioso? Sono un po' stanco. A dirti la verità, sono ancora ubriaco. Con un drink? Ah sì, sì. Sono un tipo economico. Ah. Corri, ragazzo, laggiù. Corri tra lampi di blu. Vola. Come? Vola tra lampi di blu. No, no, e corri. Cioè, sono... Luca, guardami negli occhi. Giulia, ma con quali credenziali dovrei essere? Ma so la sigla di Giglobo d'acciaio e memoria da 20 anni. Non ma... puoi farmi cadere questi miti. Ti assicuro che vola tra lampi di blu. Ma che dici? Ma Giulia, non hai niente in mano. Non hai nessuna prova per... Va bene, allora scommetti con me. Se sei così sicuro, scommettiamo. Quanto scommettiamo? No, ma non hai niente in mano. Allora se sei così sicuro, scommetti. Ok. Quanto? 500 euro sull'unghia. Va bene, tanto li perdi. No. Ti vedo molto confuso sui sì. Gusti musicali. Oh sì. Yes, sì, fammi mettere un po' di musica. E Gazebo Penguins? No. Non puoi conoscere Gazebo Penguins perché li conosco solo io, cazzo! Mio Dio, signori, sono uscito con una ragazzina di 15 anni. Ma quella ragazzina dovrei essere io. E io che cosa dovrei dire di te? Cos'è? Che conosci Gazebo Penguins? Una gara, cos'è? Ho finalmente messo a posto la cantina. Te lo ricordi lo spavento che mi sono presa? Tu invece eri serena. Il resto era solamente un topo. Perché è rosso. Oh. Uh-huh. Non dico proprio bugie. Rosso. È proprio, sì, è proprio rosso. Sì. Ok, l'abbiamo appena vista. Scusa. Dai. Scusa. No.
Scusa. Di che? No, figurati. Vabbè dai, però una bella serata, piacevole, tutto sommato. Meno male che almeno quello. Ecco, le ultime parole famose. Oh. Dai, dai, piccina, su. È lunghetta sta serata, eh? Credo che dovremmo farcela a piedi. Abbiamo alternative? E mio fratello allora per fare il figo prende questo fuoripista e ti giuro si sfracella contro un rifugio dove c'erano questi tedeschi grassissimi che stavano ballando qualcosa di osceno. Ti giuro siamo morti dalle risate, stupide, pazze. Che poi pensarci era esattamente un anno prima che poi lui entrasse in chemioterapia. Pazzesco. Luca, che c'è? Niente. Mi spiace. Dai, è passato. Ops. Piove. Ok. Che salvi. Se la macchina non si fermava non sarebbe mai successo. No. Va bene, io andrei. Senti, bastare un attimo, no? Così ti asciughi due secondi, prendi una maglietta, un ombrello e poi te ne torni a casa. No, ti ringrazio, tanto abito qua dietro, ci metto veramente il... Madonna, Luca, non smetti di fare complimenti. Allora, facciamo così, non te lo chiedo più, ma te lo ordino. Io ti ordino di salire per asciugarti la testa e prenderti un ombrello. Ok, grazie. Sì, tutto ok. Tutto ok. Chi l'ha mannata questa? Chi l'ha mannata? Senti, allora, visto che prima ne stavamo parlando e mi hai detto che ti piace un sacco, se vuoi ti posso prestare l'edizione speciale di Watchmen. Che dici? È stato assurdo. È assurdo. Cioè, Giulia, tu sei fantastica. Io non... Tu sai tutto di me. Sai tutto. È vero. Io so questo di te. So anche molto di più. Tipo... Tipo che sei uno stronzo! Wow, che storia, che trip! Un trip agghiacciante, ma Sara è un genio!
Sara è un genio del male, un genio del male. Un genio del male. Un genio del male. Senti Luca, una cosa, guardami un attimo. Ma tu, quella sera, quando eri a letto con quella tipa e non sapevi che fosse Sara, a te è piaciuto? Sì, lui, mi è piaciuto. E anche tanto.